0-0, eccoci in sala stampa con mister Melchionna. Allora, risultato forse che può trarre in inganno, la partita non è stata così facile come sembra indicare il quadro. Tutto un campo che si può giocare a calcio, le squadre insomma, che vengono a tirare fuori un punto è facile, una palla lunga, si rincorre sempre le seconde parti. Siamo stati bravi a trovare il gol subito su un rigore nettissimo, poi abbiamo rischiato in qualche circostanza. Sono stati bravi ragazzi a chiudere la partita. I due innesti che hai schierato quest'oggi, in particolare del giudice, insomma, come è andato a centrocampo? Comunque in più di gioco, anche in questo campo è riuscito comunque a dare quella qualità che ci mancava in mezzo. Comunque nel secondo tempo ho voluto togliere perché l'arbitro era preso di punta e quindi ho preferito non mischiarmi, visto che stavamo già 2-0, quindi era da solo. Comunque non ti risolvo, è un campo difficile. Però si sono i ragazzi anche in avanti, Ungheta tutto sommato ha le proprie carte da giocare, Perito, Valentino, non solo, comunque belle speranze in questa momento. Ragazzi stanno facendo bene, stanno già facendo bene, loro si vengono a ricevere le eseguire e si stanno offrendo qualche squadra obiettivo in arco della sua tecnica, che riesce a nella sua squadra dei ragazzi di valore e poi portarlo in un altro giudice della squadra. Questi ragazzi si sono creati gli spazi per farsi trovare pronti. E giocano anche bene su un campo difficile, sul quale si giocherà anche domenica prossima, c'è questo attesissimo derby di Vela 4-0, il Forno contro l'Artema 3-0. Si vedrà una bella gara, una bellissima gara sicuramente. Ma ci vediamo che i nostri tifosi pensano di più a portare la nostra squadra. Se abbiamo comunicato, sono così fidati anche per sul 4-0, mi sembra che l'anno non esiste ancora. È un po' di ragazzi che sono ecco mister, volevo darti anche l'occasione di spendere una parola riguardo le ultime partenze, perché molti hanno notato l'assenza di Zingrillo e Dama, che erano due beniamini, no? Zingrillo è stato l'anno scorso, Dama buon attaccante. Allora, che cosa è successo? Spiegaci perché sono andati via. La società ha deciso, come giusto che sia, di usare un attimino quelli che erano gli obiettivi dell'inizio anno, in virtù del fatto che ormai erano distaccati dalle prime posizioni, si è pensato comunque di rivisionare a livello anche economico, spazio ai nostri giovani. È ovvio che su di realtà, ma c'è stata questa scelta, ragazzi, sono stati momenti di accettare per cui i ragazzi stanno molto lontano da lei, quindi hanno preferito farsi spigolare in attesa di un'altra sistemazione. Per quanto riguarda Bosco, invece ci siamo rimasti molto male perché il ragazzo era stato confortatissimo, però nell'ultimo giorno, nella prima settimana, questa settimana qui, il martedì è venuto al campo dicendo che avevamo dato il posto di lavoro vicino a casa, quindi noi su queste cose alziamo le mani, perché ci sembra anche corretto che il ragazzo vada a giocare per chiudere, ottimo l'esperimento tra virgolette di Romeo, esterno a destra da capitano, accoppiato alla difesa con due centrali che finalmente danno affidamento come DM Fortunato, insomma la squadra comincia a prendere la quadratura, si potrebbe fare una battuta meglio tardi che mai, no? Ma ci vediamo che questo 4-0 è stato un auspicio come l'anno scorso, per la vita deve essere un altro risultato importante per noi, perché veniamo la partenza subito dopo, siamo stati molto attenti, si è stato anche però molto civile in alcune circostanze, quindi un pizzico di fortuna oggi non mancava, ci sta, viene così.